Buonasera gentili telespettatori e ben ritrovati al consueto appuntamento con Weekend Sport. Oggi parliamo di calcio. Presentati nei giorni scorsi dal direttore sportivo Simone Di Battista, alcuni neoacquisti del Novara Football Club. Avete modo di conoscere i ragazzi che condivideranno con me, con Mister Buzzegoli, con tutta la società questa stagione, questa avventura che anche loro sono allineati come noi per ottenere dei risultati il più positivi possibili per il Novara. Sono giocatori che nel momento che sono stati scelti li abbiamo ritenuti funzionali per quello che dobbiamo fare noi quest'anno, per quello che sono, diciamo così, le nostre strategie. E io personalmente nella scelta, questa è una cosa che ho sempre cercato di fare in tutti i miei anni da direttore sportivo, ho cercato di scegliere, diciamo che prima che il calciatore, il giocatore, chiamiamolo come si vuole, l'uomo, la persona. E quindi penso di aver preso tutti dei ragazzi che da un punto di vista umano possono dar tanto a questa maglia, a questa piazza. E quindi sono ben contento di presentarli. Partendo da destra, Giorgio Savini, che è di proprietà del Torino, è un giocatore del Torino. L'anno scorso ha fatto un'esperienza alla Gelbison, okay, alla sua prima esperienza tra i grandi e tra i professionisti. Dopo di lui Stefano Scappini, che penso che presentarlo da un punto di vista di curriculum e carriera dobbiamo stare qui fino alle 4 con tutte le piazze in cui ha giocato e tutti i successi che ha ottenuto. Ne ha ottenuti tanti e sarà poi lui a presentarsi e a dirvi quali sono anche i suoi obiettivi che l'hanno spinto comunque a venire a Novara e a scegliere la nostra piazza rispetto anche ad altre in cui aveva ad altre richieste che aveva avuto durante la stagione, avendo fatto bene l'anno scorso a Sassari. Dopo di lui Nicolò Bagatti, lui ha la sua prima esperienza tra i professionisti, ha fatto un percorso di gavetta di quelli che piacciono a me, perché ha toccato i campi veramente di periferia, è arrivato a giocarsi questa possibilità con tanto sacrificio, con sudore, e penso che questa possibilità che ha in questa stagione la vuole cogliere al meglio di quello che possono essere le sue possibilità. Alla mia sinistra un ritorno sulla piazza di Novara, si chiamava Novara Calcio quando c'era lui, però sempre Novara è, poche cose da un certo punto di vista tranne il nome sono cambiate. Simone Rossetti, arriva dall'esperienza dell'anno scorso, metà stagione a Renate, metà stagione a Taranto. Ecco, ci tengo a dire che di lui la cosa che mi ha spinto a riportarlo a Novara è stata la voglia da parte sua, e questo penso che possa essere apprezzato da tutti, sia da voi giornalisti che dai tifosi, che nel momento che ci siamo sentiti anche col suo agente, lui ha manifestato la volontà di voler tornare a Novara senza neanche, diciamo così, valutare le altre proposte che poteva avere. Si è trovato talmente bene nella sua precedente esperienza, ha voglia probabilmente anche di continuare quell'esperienza che non era riuscito a continuare la stagione successiva di, cos'era, 2020-2021, giusto? Ok, e quindi se è qua, uno dei motivi è questo, e penso che questo tipo di attaccamento possa darci molto. Infine Filippo Gerardini, che anche lui l'anno scorso ha fatto un'esperienza in C col San Donato Tavernelle dopo aver vinto il campionato due stagioni fa, è un giocatore che ha già avuto Mister Buzzegoli l'anno scorso alle sue dipendenze. Diciamo che oggi abbiamo un po' il reparto offensivo, perché abbiamo Stefano Scappini, Simone Rossetti e Filippo Gerardini. Partiamo da Stefano Scappini. Innanzitutto volevo davvero ringraziare il direttore per le belle parole, il direttore e la società per avermi scelto. E sì, questo è vero, ho l'entusiasmo, diciamo, ancora di un ragazzino, ecco, nonostante l'età che avanza, però sono molto orgoglioso di stare in questa prestigiosa piazza, molto contento, non vedo l'ora davvero di iniziare a fare sul serio. Siamo una squadra, diciamo, parecchia nuova, ma già dal primo allenamento ho visto grosso feeling, grossa affinità, e sono sicuro che ci toglieremo delle belle soddisfazioni.
sarà ovviamente un campionato difficile, super difficile, però pensando davvero giorno per giorno, lavorandolo durante la settimana, sono sicuro che si potrà fare bene. E nel momento in cui ho sentito il direttore, non ho avuto esitazione, cioè non sono parole fatte, cioè la verità, perché devo dire la verità, a 35 anni trovare una piazza come Novara non è da tutti, quindi sono davvero, sono molto contento di far parte di questo progetto e davvero non vedo l'ora, ho la voglia e l'entusiasmo di un ragazzino di poter iniziare a fare sul serio, perché ho tanta voglia di dimostrare. Ogni anno, nonostante tante squadre abbia fatto, ogni anno si riparte da zero, quindi il passato non conta più, si deve vedere il presente e il futuro, punto. Piola ti porta bene, hai segnato un gol in Serie B. Sì, mi ricordo quel gol, sì, è stato molto bello, però era un altro Novara, dai, era un'altra categoria e speriamo che piano piano si possa, ecco, riconquistare, diciamo, anche quella categoria. Sicuramente è un gruppo di qualità, ma oltre alle qualità tecniche, come diceva il direttore prima, di qualità umane, e questo penso non è da tutti. Io ho vinto anche due campionati a Cremona e a Reggio, non essendo la squadra, diciamo, più forte, quindi penso che la squadra, il gruppo squadra, penso sia nel calcio d'oggi una delle cose più importanti, che ti fa arrivare, che ti fa fare quel passo in più alla fine che fa la differenza. Sono ragazzi giovani che hanno tanta voglia, fanno quello che dice il mister poi con lo staff è giovane, ha tante idee, e noi cercheremo ovviamente di metterle in atto e insieme di raggiungere l'obiettivo. Conosci i Zegoli? Giocato com'è? Contro? No. Sì. Personalmente no, però ci ho giocato contro e mi ricordo che mi ha fatto anche gol quando con la Reggiana in semifinale playoff, dopo avevamo vinto noi. Diciamo che negli ultimi anni, diciamo che più si cresce, più questo ruolo è importante anche per un calciatore, non solo per un mister o per un direttore. Penso a dare l'esempio ai ragazzi, per come sia fuori dal campo che in campo, per come si lavora, penso sia fondamentale. Ecco, io questo ci tengo molto perché so di poterlo fare. Ovviamente gioco ancora, quindi essendo un attaccante devo cercare di fare più gol possibili per aiutare la squadra a vincere. In un attacco a tre come ti trovi? Ma io ho giocato in tanti moduli, 1-2, a 3, 2-1, quindi mi trovo molto bene, ecco, sono un attaccante molto che si trova bene con tutti, sia che con, magari con una punta centrale vicino che è grossa fisicamente, magari come può esserlo Simone, ho giocato tanti anni a 2, ho giocato anche da solo, quindi queste sono scelte del mister, noi cercheremo di metterci a disposizione, basta. Con questo è tutto, vi auguro una buona serata, un buon weekend e vi do appuntamento sabato prossimo.